siamo qua questa mattina a difendere quello che abbiamo ribattezzato il presidio dei 101, un terreno che abbiamo acquistato collettivamente 2 anni fa in 101 Notav, ed è un presidio su cui dovrà passare la linea alta velocità del Terzo Valico. È un presidio che ha un valore simbolico e di cuore molto alto per noi. Alcune settimane fa hanno iniziato ad arrivare le lettere di esproprio in cui venivamo convocati per questa giornata qua. Vi dovete sentire tanto sicuri perché siete dalla parte della legge, perché la parte della ragione è la nostra, è quella della giustizia. Ricordatelo, che la giustizia viene prima della legge, quando le due cose si incontrano è l'ideale, ma questa volta la ragione è dalla nostra e anche la giustizia, voi avete solo la legge dalla vostra, quindi prima di muovervi pensate a quello che fate. Questa notte c'è stata un'operazione in cui sono stati arrestati oltre 40 andranghetisti, tra questi andranghetisti ci sono ditte che hanno i subappalti sul Terzo Valico e a Genova. Il fatto che si ci renda conto che l'andrangheta lavora a piedi e mani dentro il Terzo Valico, noi sono anni che lo diciamo, come abbiamo ripetuto per anni la questione dell'amianto, per anni siamo stati tacciati di terrorismo psicologico nei confronti della popolazione, oggi non abbiamo che la riprova di quanto detto. È la notifica dell'esproprio. Lei è una proprietaria del terreno. Quindi. Sono una dei 101, siamo in due. Siamo in 101 veramente. Sì, questo qui è quello che abbiamo comprato e apposta perché il tracciato passa qui. Allora, io lavoro in una cooperativa agricola qua vicino e stanno distruggendo tutto quanto. Tra l'altro facciamo produzione biologica, quindi l'amianto che va in giro non ci fa molto piacere, diciamola così. Sono presentati alle 4 del mattino in forze per prendere possesso di questo terreno. Ancora una volta pare che dal loro punto di vista basti una foto fatta oltretutto su un telone dietro i reparti della Celere e con un muro di persone davanti. Questa è una delle cose che sicuramente prenderemo in esame da domani e valuteremo in che modo seguire questa partita da un punto di vista legale e tecnico. L'altra partita è che oggi l'esproprio per noi rimane non valido, anche perché non avevano neanche i numeri dei 101 per fare l'esproprio, non hanno notificato a due persone l'esproprio.